Benvenuti a Benvenuti a questa questa lezione lezione di di programmazione programmazione ad ad oggetti oggetti in in cui cui vedremo vedremo in in pratica pratica come come è è possibile possibile andare andare a a utilizzare utilizzare le le collezioni collezioni e i e i contenitori contenitori in in generale generale che che fanno fanno parte parte del del framework framework delle delle collezioni. collezioni. Innanzitutto Innanzitutto la la raccomandazione raccomandazione generale generale è è quella quella di di utilizzare utilizzare il il più più possibile possibile le le interfacce interfacce generali generali invece invece di di quelle quelle più più specifiche specifiche o o delle delle classi classi che che le le implementano. implementano. Perché? Perché? Perché Perché in in generale generale le le interfacce interfacce sono sono più più flessibili flessibili e e sono sono più più facili facili da da aggiornare aggiornare in in futuro. futuro. Per Per cui, cui, se se io io voglio voglio utilizzare utilizzare una una lista lista perché perché mi mi interessa interessa la la posizione posizione di di un un elemento elemento all'interno all'interno della della collezione, collezione, conviene conviene utilizzare utilizzare l'interfaccia l'interfaccia list list invece invece della della classe classe linked linked list list direttamente direttamente come come tipo tipo della della variabile variabile piuttosto piuttosto che che dell'attributo. dell'attributo. Perché Perché in in futuro futuro io io posso posso tranquillamente tranquillamente andare a andare a cambiare cambiare linked linked list list con con qualunque qualunque altro altro tipo tipo senza senza andare andare ad ad impattare impattare in in alcun alcun modo modo sul sul codice codice già già esistente. esistente. Soprattutto Soprattutto utilizzare utilizzare l'interfaccia l'interfaccia ci ci permette permette di di focalizzarci focalizzarci innanzitutto innanzitutto su su quello quello che che sono sono le le caratteristiche caratteristiche che che noi noi vogliamo vogliamo dal dal contenitore. contenitore. Collection Collection ci ci interessa interessa esclusivamente esclusivamente la la presenza presenza di di un un insieme. insieme. Lista, Lista, vogliamo vogliamo avere avere la la posizione posizione all'interno all'interno del del nostro nostro contenitore. contenitore. Set, Set, vogliamo vogliamo evitare evitare la la duplicazione duplicazione di di elementi. elementi. Successivamente, Successivamente, una una volta volta che che abbiamo abbiamo deciso deciso l'interfaccia, l'interfaccia, ovvero ovvero le le funzionalità funzionalità che che noi noi vogliamo vogliamo avere, avere, possiamo possiamo concentrarci concentrarci su su quello quello che che è è invece invece la la classe classe che che la la implementa implementa e e quindi quindi andare a andare a considerare considerare variazioni variazioni che che possono possono andare a andare a impattare impattare le le prestazioni prestazioni in in termini termini di di tempo tempo o o di di memoria memoria occupata occupata delle delle diverse diverse implementazioni. implementazioni. In In generale, generale, le le regole regole molto molto semplici semplici che che dobbiamo dobbiamo seguire seguire sono sono che che nel nel momento momento in in cui cui abbiamo abbiamo bisogno bisogno di di un un accesso accesso a a un un valore valore data data una una chiave, chiave, dobbiamo dobbiamo utilizzare utilizzare una una mappa. mappa. In In particolare, particolare, se se abbiamo abbiamo la la necessità necessità di di mantenere mantenere gli gli elementi elementi ordinati ordinati in in base base alla alla chiave, chiave, conviene conviene utilizzare utilizzare una una sorted sorted map. map. Altrimenti, Altrimenti, se se ci ci interessa interessa esclusivamente esclusivamente un un contenitore contenitore di di elementi, elementi, possiamo possiamo utilizzare utilizzare una una collection. collection. Se Se non non basta basta avere avere un un contenitore contenitore di di elementi, elementi, ma ma ci ci interessa interessa anche anche la la posizione posizione e e quindi quindi l'accesso l'accesso tramite tramite indice, indice, ragionevolmente ragionevolmente dovremmo dovremmo utilizzare utilizzare una una lista. lista. Quale Quale lista, lista, quale quale classe classe implementativa implementativa dipende, dipende, dal dal tipo tipo di di operazioni operazioni che che vogliamo vogliamo fare fare e e da da quali quali sono sono le le caratteristiche. caratteristiche. Se Se ci ci interessa interessa un un accesso accesso ordinato, ordinato, possiamo possiamo utilizzare utilizzare una una coda coda che che quindi quindi può può avere avere degli degli ordini ordini diversi diversi in in funzione funzione del del tipo tipo di di implementazione. implementazione. Se Se invece invece ci ci interessa interessa andare andare ad ad avere avere degli degli elementi elementi che che escludano escludano i i duplicati, duplicati, quello quello che che possiamo possiamo andare andare a a utilizzare utilizzare è è un un insieme. insieme. E E volendo volendo mantenere mantenere gli gli elementi elementi ordinati, ordinati, possiamo possiamo utilizzare utilizzare un un sorted sorted set. set. Una Una volta volta scelta scelta l'interfaccia, l'interfaccia, dobbiamo dobbiamo andare a andare a scegliere scegliere la la classe classe che che la la implementa implementa e e la la scelta scelta si si basa basa sostanzialmente sostanzialmente su su considerazioni considerazioni principalmente principalmente di di efficienza. efficienza. Quando Quando parliamo parliamo di di efficienza, efficienza, intendiamo intendiamo efficienza efficienza sia sia nel nel tempo tempo che che nello nello spazio, spazio, che che sono sono due due aspetti aspetti diversi diversi che che dobbiamo dobbiamo considerare. considerare. In In generale, generale, l'efficienza, l'efficienza, soprattutto soprattutto in in termini termini di di tempo, tempo, si si valuta valuta come come una una funzione funzione del del numero numero di di elementi elementi che che stanno stanno dentro dentro un un contenitore. contenitore. Quindi Quindi diciamo diciamo che che abbiamo abbiamo una una contenitore contenitore che che ha ha un un comportamento comportamento costante costante se se le le dimensioni dimensioni del del contenitore contenitore o o il il tempo tempo che che occupiamo, occupiamo, che che impieghiamo a impieghiamo a fare fare delle delle operazioni, operazioni, è è indipendente indipendente dal dal numero numero di di elementi. elementi. Diciamo Diciamo che che abbiamo abbiamo un un contenitore contenitore che che ha ha un un comportamento comportamento logaritmico logaritmico se, se, ad ad esempio, esempio, il il tempo tempo o o l'occupazione l'occupazione dello dello spazio spazio cresce cresce in in maniera maniera logaritmica logaritmica rispetto rispetto al al numero numero di di elementi. elementi. Lineare, Lineare, se se cresce cresce ovviamente ovviamente in in maniera maniera proporzionale proporzionale al al numero numero di di elementi, elementi, oppure oppure possiamo possiamo avere avere comportamenti comportamenti che che sono sono log-lineari log-lineari oppure oppure quadratici, quadratici, quando quando ad ad esempio esempio il il tempo tempo per per eseguire eseguire un'operazione un'operazione cresce cresce come come n n log-n log-n oppure oppure come come n n quadro, quadro, dove dove n n rappresenta rappresenta il il numero numero di di elementi elementi che che sono sono presenti presenti all'interno all'interno del del nostro nostro contenitore. contenitore. Tanto Tanto per per darvi darvi un'idea, un'idea, quando quando parliamo parliamo di di efficienza efficienza in in termini termini di di tempo, tempo, questi questi sono sono gli gli andamenti, andamenti, dei, ad ad esempio, esempio, dei dei tempi, tempi, per per andare andare a a fare fare delle delle operazioni operazioni con, con, dei dei contenitori contenitori che che hanno, hanno, tempi tempi di, di, esecuzione esecuzione che che sono sono costanti costanti e e quindi quindi sostanzialmente sostanzialmente passando passando da da una una dimensione dimensione 1 1 a a una una dimensione dimensione 10 10 non non cambia cambia nulla. nulla. Logaritmici, Logaritmici, e e quindi quindi passando passando da da 1 1 a a 10 10 abbiamo abbiamo un un piccolissimo piccolissimo incremento. incremento. Lineari, Lineari, quindi quindi
Passando da 1 a 10, il tempo cresce di 10 volte. Log lineari, il nostro tempo invece di crescere 10 volte cresce 20 volte. Quadratico, ecco, il tempo cresce tantissimo, qui il diagramma è tagliato, ma ovviamente per un contenitore che contiene 10 volte gli elementi di quello di partenza, il tempo per eseguire le operazioni è 100 volte tanto. Andiamo a considerare quelle che sono le implementazioni della classe lista. Le due implementazioni fornite nel framework delle collezioni sono ArrayList e LinkedList. Queste sono le operazioni principali che noi possiamo andare a fare. L'accesso a un elemento, data la sua posizione. L'inserimento di un elemento in testa, quindi come primo elemento, quindi con indice 0, e l'inserimento in coda alla fine della nostra lista. Nel caso dell'array list, l'accesso a un elemento dato un indice ha un tempo costante. Se ci ricordiamo, questo è basato su un array e quindi l'array ci permette di accedere a qualunque elemento sostanzialmente con lo stesso tempo. L'inserimento in testa, quindi nella prima posizione, per un array richiede lo spostamento in avanti di tutti gli elementi già presenti e quindi richiede un tempo lineare, ovvero proporzionale al numero di elementi che sono presenti all'interno della nostra lista. L'aggiunta in coda sostanzialmente è un'operazione che è costante perché vado ad aggiungere l'ultimo elemento all'interno dell'array e questa operazione non dipende da quanti elementi ho nell'array. Ovviamente, se quell'elemento causa il ridimensionamento dell'array, questa operazione è costosa, ma qui stiamo facendo un ragionamento medio, non andiamo a valutare i casi particolari. Le stesse operazioni applicate su una linked list invece hanno delle complessità diverse, per cui accedere a un elemento dato su indice per una lista linkata ha una complessità che è lineare. Lineare perché devo andare a scorrere n elementi prima di raggiungerlo. L'aggiunta in testa invece ha una complessità che è sostanzialmente costante. Non devo fare nulla che aggiungere l'elemento, non devo spostare gli altri come devo fare nell'array, quindi questa operazione non dipende dal numero di elementi presenti nella lista. E infine l'aggiunta in coda ha un'operazione, ha una complessità che è costante, quindi di nuovo non dipende da quanti elementi sono già presenti all'interno della lista. Perché questi sono i comportamenti? Vediamo un attimo come sono realizzate la linked list e l'array list. Quando abbiamo a che fare con una linked list, sostanzialmente abbiamo la nostra classe linked list che ha due riferimenti, al primo e all'ultimo elemento, e ogni elemento ha un riferimento al successivo e al precedente, oltre ad avere un riferimento all'elemento, il valore che io ho messo all'interno della mia collezione. Quindi se io ho una linked list di stringhe, ecco, ogni elemento della mia linked list punterà a una stringa. Ovviamente nel momento in cui io devo andare ad aggiungere un elemento alla mia linked list, cosa faccio? Devo andare ad aggiungere un elemento dopo l'ultimo che ho presente all'interno della linked list e quindi il mio ultimo elemento non punterà più a quello che era precedentemente l'ultimo, punterà a quello che ho appena inserito e dovrò ovviamente andare ad aggiornare il puntatore next dell'ultimo elemento che punterà a quello che ora è l'ultimo. Quando invece ho a che fare con un array list, la mia classe array list ha al suo interno un riferimento a un array di elementi, per cui il primo elemento dell'array punterà al primo elemento, il secondo punterà al secondo elemento che ho inserito nel mio, all'interno del mio array e ovviamente via di questo passo, per cui il decimo elemento punterà al decimo elemento che ho inserito. Ovviamente quando cerco di aggiungere un elemento qui, devo fare? Un'operazione di riallocazione, quindi cancello il vecchio array, ne creo uno che abbia una dimensione più grande e quindi aggiungo i vari elementi. Per cui queste sono le strutture dati che vengono utilizzate da linked list e da array list, per cui
Questo ci porta ad avere queste tempistiche. Per cui, che scelte dobbiamo fare tra ArrayList e LinkedList? Beh, dipende dalle operazioni che noi facciamo più frequentemente e che ci interessa che siano più efficienti possibili. Se dobbiamo andare ad accedere molto spesso ad elementi utilizzando un indice, è ovvio che l'ArrayList è decisamente meglio. Una volta che abbiamo popolato la nostra ArrayList, l'accesso a un certo elemento è un'operazione che è indipendente dal numero di elementi. Se invece la stessa operazione la facciamo con una linked list, questa operazione ovviamente ha una complessità che è lineare e quindi è decisamente più costosa, richiede molto più tempo. Se devo fare tante aggiunte in testa, è ovvio che preferisco una linked list rispetto a una ArrayList. Se l'operazione che io devo fare è ad esempio andare a scandire gli elementi, ma l'aggiunta che faccio è un'aggiunta normale in coda, allora entrambe le due implementazioni ci danno una complessità, un'efficienza temporale che è sostanzialmente costante e quindi sono assolutamente equivalenti. Quindi in base alle operazioni che prevedo di fare più spesso e che è importante che siano estremamente efficienti, posso andare a scegliere l'una piuttosto che l'altra. Tenete presente che questo ha un impatto soltanto in termini di efficienza, ovvero il tempo che impiego a fare una certa operazione. Le funzionalità, quindi il risultato che il nostro programma produce, sono esattamente le stesse. Le ottengo in 10 secondi oppure in 2 minuti a seconda di una struttura piuttosto che l'altra. Qualche indicazione sull'uso delle mappe. Quando io ho una mappa, un'operazione che faccio e che è quella che è molto efficiente, le due implementazioni, HMAP e TreeMap, hanno delle complessità che sono molto basse, se facciamo riferimento alle a quel diagramma di complessità che abbiamo visto prima, sostanzialmente nel caso della HashMap l'accesso è costante, quindi avere 10 elementi o averne 100 all'interno della nostra HashMap non cambia il tempo di accesso. Mentre invece per la TreeMap il tempo è logaritmico, quindi sostanzialmente avere 10 elementi o averne 100 cambia un po' il tempo, diciamo che indicativamente lo raddoppia, ma non cresce tantissimo. Quindi rispetto a il tempo di una ricerca lineare che posso fare su una lista, l'uso di una TreeMap oppure di un HashMap è decisamente più efficiente. Quindi l'operazione di base che dicevo facciamo sulle mappe è l'accesso tramite una chiave. Normalmente quando io faccio un accesso voglio andare anche a verificare che la chiave corrisponde a un elemento effettivamente presente all'interno della mia mappa. Lo posso fare in 2 modi, sfruttando il fatto che il metodo getter restituisce null quando alla chiave non corrisponde nessun valore, oppure utilizzando il metodo che si chiama containsKey che verifica se la chiave è presente all'interno della nostra mappa. Un'altra operazione che io posso fare spesso all'interno delle mappe è quella di andare ad aggiornare i valori che sono presenti. Ad esempio, se vogliamo andare a contare le frequenze associate alle parole all'interno di un testo, se immaginiamo di avere una lista o un array di parole, possiamo fare un ciclo su questo array e andare a memorizzare dentro una mappa che fa corrispondere a chiavi di tipo stringa dei valori di tipo integer, le frequenze, ovvero il conteggio di quante volte quelle parole compaiono all'interno del nostro testo. Per cui l'operazione consiste nell'andare a fare, per ogni parola, andare a vedere il valore, il conteggio associato fino a questo momento. Il conteggio potrebbe essere nullo, e allora a questo punto andiamo a memorizzare 1, oppure potrebbe essere un valore diverso e quindi andiamo a memorizzare i più 1. Quindi facciamo un get del valore e poi facciamo un put sempre con la stessa chiave di un nuovo valore. 1 se non c'era nessun valore precedente, oppure i più 1 se un valore era presente. Un'altra alternativa a questa soluzione è quella di utilizzare il metodo compute che è disponibile all'interno delle mappe e che sostanzialmente
data una chiave, calcola il valore da associare a quella chiave. Il valore ovviamente può essere basato sul valore precedentemente associato più altre informazioni. Per cui il metodo compute che cosa accetta? Accetta un parametro che è la chiave, la parola nel nostro esempio di conteggio delle frequenze, e accetta un'operazione che è una funzione che riceve due valori, la chiave stessa e il valore precedentemente associato a quella chiave, per cui data la chiave e il valore per questa parola chiave, restituisce il nuovo valore da associare a quella chiave. Per cui se il valore precedente è uguale a null, restituisce 1, altrimenti restituisce v più 1. Quindi vedete che l'operazione, diciamo, questa espressione condizionale è assolutamente analoga a quella del caso precedente, dove avevamo il valore i, che era associato alla chiave, solo che qui è un po' più compatto perché è messo all'interno di questa funzione lambda che permette di andare a dire che operazione fare per andare a calcolare il nuovo valore da associare alla parola chiave w. Attenzione che sia in questo caso che nel caso precedente questo v più 1 nasconde un'operazione di autoboxing, perché v passato a questa lambda è un oggetto di tipo integer. Quindi quando faccio v più 1, in realtà faccio new integer di v.intValue più 1. Questa operazione comporta la creazione di un nuovo oggetto di tipo integer ogni volta che vado a incrementare questo valore. Per cui questa operazione, oltre a essere costosa in termini di tempo, perché devo andare a creare un oggetto, occupa anche memoria, perché l'oggetto occupa della memoria. E indicativamente, un oggetto di tipo integer occupa 16 byte nella memoria, che è tanto poco, beh, dipende da quanti oggetti vado a creare. Per cui questa operazione è tendenzialmente semplice da leggere, ma nasconde un'insidia, un'occupazione di memoria che può esplodere se io ho tanti incrementi e soprattutto è più lenta di rispetto ad altre soluzioni. Ad esempio, se noi andiamo a definire una classe counter come questa, che ha un attributo intero i, possiamo andare a incrementare questo attributo di volta in volta senza dover andare a creare un nuovo oggetto. Nel dettaglio, questa soluzione utilizza un metodo che si chiama computeFabSent delle mappe, che sostanzialmente ci restituisce il valore associato a una chiave e, se quella chiave non è presente, ce lo calcola, ne crea uno nuovo. In particolare qui abbiamo un producer che, data la chiave, che in questo caso non ci interessa, crea un nuovo oggetto counter. Quindi il risultato di questo metodo computeFabSent è: il counter già presente nella nostra mappa è associato alla parola, oppure un nuovo counter, e questo viene incrementato di volta in volta. Chiaramente questa soluzione è decisamente più efficiente rispetto a quella che utilizza integer, è fino a un 40% più veloce e soprattutto risparmia 16 byte per ogni incremento rispetto all'altra soluzione. Ultima cosa da tenere presente quando andiamo a utilizzare delle mappe è che a volte è necessario mantenere gli elementi ordinati, e questo lo possiamo fare tramite le sorted map. Le sorted map sono le mappe che mantengono le chiavi ordinate. Treemap è un esempio di sorted map. Il risultato qual è? È che sostanzialmente quando io vado a elencare gli elementi che stanno in una mappa ordinata, questi verranno presentati in ordine di chiave. Se invece utilizzo una mappa che non è ordinata, ad esempio l'hashmap, non avrò nessun ordinamento specifico. Quindi le operazioni di base di get e put funzionano esattamente allo stesso modo, che la mappa sia ordinata o meno. La differenza c'è nel momento in cui io vado a prendere gli elementi e a scandirli uno per uno. In un caso sono ordinati, nell'altro sono in un ordine che non è predeterminato a priori. A questo punto può essere utile andare a vedere qualche dettaglio relativo a come sono strutturate hashmap e treemap. Abbiamo detto che l'hashmap è caratterizzato da un tempo di accesso
sia di inserimento che di recupero costante, quindi indipendente dal numero di elementi presenti nella nostra HashMap, e sfrutta un concetto che è noto come una tabella di hash. Quindi qual è l'idea? È che, data una chiave di un elemento che io voglio aggiungere all'interno della mappa, vado a calcolare il suo hashcode. Quell'hashcode serve come indice all'interno di un array, va andando a identificare quello che si chiama un bucket, quindi un elemento all'interno di un array. A questo punto, quando io ho la chiave, per sapere in che bucket voglio andare a mettere il valore, semplicemente calcolo il suo hashcode, e questo può essere utilizzato sia in fase di inserimento, quindi put, che in fase di get. A questo punto, una volta che so in che bucket ho memorizzato il mio elemento, ottengo quella che si chiama la entry, che è una coppia chiave e valore. Quindi, dato l'hashcode, recupero l'indice del suo bucket e da quello ottengo la entry, che è la coppia chiave e valore, quindi posso andare a recuperare il valore, oppure inserisco la coppia chiave e valore. È ovvio che quando ho a che fare con delle hashmap, è bene che il metodo hashcode della chiave sia fatto in maniera opportuna, ovvero produca dei valori che siano il più diverso possibile per tutti i valori, in modo che vadano a inserirsi in bucket diversi. Altrimenti abbiamo un meccanismo che si chiama di collisione. In generale, il metodo hashCode è già predefinito in maniera adeguata per le classi di base, quindi valori numerici, wrapper oppure le stringhe. Se noi vogliamo utilizzare come chiave di un hashmap una nostra classe, è ovvio che dobbiamo provvedere a definire il suo metodo hashcode. Nel caso di collisione, cosa succede? Si mette in atto un meccanismo che si chiama di chaining, per cui quando due chiavi hanno lo stesso bucket, cosa faccio? Vado a creare una specie di lista di entry in cui metto concatenati uno dopo l'altro tutti i vari elementi. Ovviamente più lunga è questa lista, più rischia di diventare poco efficiente la gestione delle hashmap. Per questo motivo, superata una certa lunghezza di queste liste, c'è un'operazione di aggiornamento in base alla quale il nostro elenco, il nostro array di bucket viene esteso andando a suddividere ulteriormente tutti i nostri entry all'interno di bucket, di più bucket rispetto a quelli di partenza. Per quanto riguarda la treemap, questo si basa su un albero di ricerca, in particolare un albero che utilizza un algoritmo che si chiama RedBlack, che garantisce un tempo di accesso che è logaritmico. Attenzione che ovviamente per andare a fare una ricerca all'interno di un albero io devo andare a confrontare la chiave con quelle altre che sono presenti all'interno del mio albero di ricerca. Per cui le chiavi di un treemap devono essere confrontabili. Oppure in alternativa devo passare alla treemap un comparatore, quindi un oggetto comparatore aggiuntivo che sia in grado di fare i confronti. Come funziona la treemap? Beh, sostanzialmente l'idea è che io ho un entry che è la radice del mio albero che ha due sotto-entry, le quali a loro volta possono avere delle sotto-entry, eccetera. Qual è il criterio che viene utilizzato? Beh, sostanzialmente a sinistra della mia entry radice avrò chiavi che sono più piccole della radice, a destra avrò chiavi che sono più grandi della radice. Quindi quando faccio una ricerca, normalmente che cosa faccio? Parto dalla radice e vado a vedere se la chiave è esattamente quella oppure se è più grande o se è più piccola. A questo punto, se è più piccola, vado a sinistra e faccio la stessa operazione. O è quella oppure più grande o più piccola, quindi vado a sinistra o a destra. Quindi in pratica ogni volta che faccio una operazione di confronto vado a dimezzare il numero di elementi in cui posso trovare la mia chiave. Ovviamente a forza di dimezzare in pratica il tempo necessario, comunque il numero di confronti necessario per trovare la mia chiave non è più proporzionale al numero di elementi, ma bensì è proporzionale al logaritmo del numero di elementi.
Quando utilizzo un treemap, quindi in generale i sorted set, visto che treemap è la classe che implementa l'interfaccia sorted set, devo ricordarmi sempre di mantenere chiavi che abbiano un ordinamento naturale e ricordarmi che le chiavi vengono ordinate in quel modo. Se io voglio un ordinamento diverso, oppure le chiavi non hanno un loro ordinamento naturale, ovvero non implementano un'interfaccia comparable, devo fornire io un comparatore. Il grosso vantaggio è che, sebbene a fronte di un'efficienza leggermente inferiore a quella che è costante dell'hashmap, in questo caso è logaritmica, ho la possibilità di avere gli elementi che sono mantenuti, ordinati. A questo punto, che cosa vuol dire in termini pratici andare a fare una ricerca di un elemento all'interno di una treemap piuttosto che un hashmap, oppure una ricerca all'interno di una lista? Beh, lo vediamo in questo esempio. Allora, immaginiamo di avere la necessità di fare 100.000 ricerche all'interno di un contenitore. Quanto è grande quel contenitore? Beh, qui ho messo due casi, 100.000 elementi o 200.000 elementi. Le ricerche sono fatte in base a delle stringhe. Nel caso dell'hashmap, il tempo necessario a fare la ricerca è costante, cioè è 3 millisecondi in un caso e 3 millisecondi nell'altro, quindi non dipende dal fatto che il nostro contenitore, il nostro hashmap, contenga più o meno elementi. Nel caso della treemap, il tempo cresce leggermente, però cresce con il logaritmo, quindi molto lentamente. Quindi per andare a fare una ricerca in una mappa con 100.000 elementi ci impiego 60 millisecondi. Se le ricerche le devo fare in una mappa con 200.000 elementi ci impiego 65 millisecondi. Stiamo parlando di dimensioni notevoli, quindi passiamo comunque da 3 a 60, quindi stiamo dicendo 20 volte più lento. Se io questa ricerca, invece di farla tramite una mappa, la facessi tramite una lista, quindi andando a scandire gli elementi all'interno della lista, ecco, il tempo necessario per fare 100.000 ricerche in una lista che contiene 100.000 elementi è intorno ai 40 secondi. Quindi stiamo parlando di 3 millisecondi contro 40 millisecondi. 10.000 volte di più. Okay? Qui stiamo parlando di un rapporto 1 a 20, qui stiamo parlando di un rapporto 1 a 10.000. Se utilizziamo una linked list, dovendo fare la scansione, che non è più tramite un indice, ma andando a prendere tutti gli elementi, l'operazione è ancora più complicata e richiede tempi decisamente più alti. Stiamo parlando oltre un'ora. Quindi, io la ricerca la faccio comunque, prima o poi l'elemento lo trovo, il problema è che l'elemento o gli elementi, soprattutto se ne devo fare tante e in contenitori grandi, li posso trovare in 3 millisecondi oppure qualche nanosecondo, perché qui stiamo parlando di 3 millisecondi per fare 100.000 ricerche. Quindi il tempo per trovare l'elemento che sto cercando è di qualche millisecondo, o meglio qualche nanosecondo, rispetto a minuti, se non ore. Per cui le funzionalità potrebbero essere analoghe, riesco a fare più o meno le stesse cose, è chiaro che la semplicità del codice, nel caso delle mappe io scrivo semplicemente un get, nel caso delle liste devo andare a fare un ciclo di controllo, quindi il codice che scrivo in un caso è molto più complicato dell'altro, e poi il tempo necessario a fare la ricerca cambia significativamente. Ultima nota relativa al nostro framework delle collezioni è la presenza di una serie di algoritmi. Abbiamo già parlato della classe Java Util Arrays, che contiene una serie di algoritmi utili per andare ad operare sugli array. Ecco, per quanto riguarda le collezioni, esiste una classe che si chiama java.util_collections, vi sottolineo la S finale, quindi questa è una classe che contiene dei metodi statici e non è l'interfaccia collection, che contiene per l'appunto una serie di metodi. Il metodo di sort, che di nuovo si comporta esattamente come il metodo sort per gli array, un metodo binary search che fa una ricerca in una lista ordinata, shuffle, reverse,
rotate, che sostanzialmente vanno a fare operazioni di operazioni sulle liste. Perché questi algoritmi funzionano sulle liste? Perché per fare una ricerca, per fare un ordinamento, io ho bisogno di accedere agli elementi in base al loro indice, in modo da poterli eventualmente scambiare. Su una collezione io non posso accedere a un indice, su un set non posso accedere a un indice, su una coda neppure. Quindi, per fare delle operazioni di questo tipo, ho la necessità di avere un contenitore che mi permetta di accedere tramite indice. E questa è la lista. Per cui, tutti questi algoritmi richiedono, come struttura dati su cui operare, una lista. Per quanto riguarda l'ordinamento, ci sono, esattamente come nel caso degli array, due varianti. Un sort a cui passo una lista di tipo T, dove T estende comparable di unknown super T. Non vi sto a rispiegare perché c'è questo tipo di dichiarazione, ne avevamo parlato andando a discutere delle wildcard dei tipi generici. Abbiamo visto lo stesso caso per quanto riguarda l'ordinamento di elementi all'interno di un array. E la seconda variante è quella in cui passo una lista e oltre alla lista passo un comparatore che ovviamente deve poter ordinare unknown super T. Quindi posso avere l'ordinamento dato un comparatore che sia in grado di confrontare una qualunque delle superclassi degli elementi della nostra lista T. Poi ho gli algoritmi di ricerca. Gli algoritmi di ricerca sostanzialmente vanno a cercare all'interno di una lista presupponendo che questa lista sia già ordinata e quindi sostanzialmente vanno a fare per l'appunto una ricerca binaria. Cosa vuol dire? Che partono dalla posizione intermedia della nostra lista e se il valore ricercato è più piccolo lo cercano nella parte sinistra, se il valore ricercato è più grande lo cercano nella parte destra e quindi continuano a dividere a metà ogni volta che devono fare una ricerca finché trovano il valore oppure scoprono che non c'è. E quindi questi algoritmi di ricerca sostanzialmente hanno una complessità che è logaritmica. Quindi, concludendo, il framework di collezioni contiene un insieme di classi e soprattutto interfacce che permettono di andare a rappresentare dei contenitori di elementi. Ci sono due grosse famiglie di contenitori, i contenitori di gruppo e i contenitori associativi. I contenitori di gruppo fanno capo all'interfaccia che si chiama collection e poi ovviamente ci sono le sottocategorie, gli insiemi, le code, le liste. I contenitori associativi invece fanno capo all'interfaccia che si chiama map, che permette sostanzialmente di andare ad associare una chiave a un valore. Abbiamo parlato adesso di quale tipo di struttura dati e implementazione nello specifico andare a scegliere. L'obiettivo è poter utilizzare queste classi per andare a scrivere del codice che sia il più semplice possibile e questa semplicità ci viene anche data dal fatto che tutte le interfacce, le classi in questo framework sono dei tipi generici e quindi possono essere applicati tranquillamente a elementi di qualunque tipo e implicitamente, in quanto tipi generici, manipolano queste classi in maniera semplice senza avere la necessità da parte del programmatore di fare controlli aggiuntivi o di inserire dei cast specifici. Con questo abbiamo concluso la nostra panoramica sul framework delle collezioni.